Ciao ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video acquisti dal sito Semplici Bijou. Allora, qui ho due pacchettelli dal sito di Semplici Bijou. Un attimino che vi mostro le cosine che ho acquistato. Ok, questo è il bigliettino da visita di Semplici Bijou di René. Carinissimo il biglietto. E adesso vi spulcio, questi sono gli omaggini. E adesso vi mostro cosa ho acquistato dal sito. Un attimino, come si è aperto il pacchettino, ma più che altro perché ho già spulciato le varie cosette. E quindi, ok, lo metto qua. Allora, primo prodottino che ho preso dal sito di René è questo qui, un filato. Davvero bellissimo questo filato. Aspettate che c'ho, qui ho anche la fattura, così vi posso dire anche i prezzi. Allora, ok, qui c'è anche lo scontrino, la fattura. Un attimo, che trovo il prodotto. Sono un pochettino lenta oggi. Ecco qua, questo è un filo di Lurex. È da 20 grammi la bobina, sono 190 metri, c'è scritto qui, ed è esattamente il colore yellow gold. Davvero bellissimo questo filo. Non so se riesco a trovare un attimino, voglio vedere se riesco a trovare l'inizio, ma non lo trovo. Dove sta all'inizio del filo? Oh, non riesco a trovarlo. Volevo mostrarvi, però si nota così, no? Che c'è appunto l'anima di Lurex all'interno. Quindi è bello, bello luccicoso. Questo qui l'ho pagato esattamente 2,20 euro. Davvero bellissimo. Questo è il primo prodotto appunto che ho acquistato da Semplici Bijou. Poi ho preso, allora, queste qui sono le Kite Beads. Da 9x5 mm, c'è scritto anche il prezzo, sono Clac Beige Luster, 1,30 euro per 5 grammi. Davvero carina questa perlina. Le ho utilizzate per gli orecchini Under the Same Sky, la seconda partecipazione al BOTB, quella lì edizione solo orecchini. Ho realizzato appunto la luna con queste perline. Sono davvero molto carine, solo che in quel caso le avevo utilizzate un gold e mi sono resa conto che lavorandole, toccandole quelle perline, cioè quella patina lì, un pochettino sbiadisce, e quindi ho pensato di prendere questa qui per rifare ovviamente il tutorial di quegli orecchini con questa colorazione. E quindi ho preso appunto le Clac Beige Luster, che sono una finitura bella resistente. Poi ho preso queste qui, che sono le Rocaille della Togo, le 80, e sono le Permanent Finish Galvanized Rose Gold, le PF 551. Sono impazzita per questo colore, 10 grammi appunto 2 euro, e c'è anche scritto anche il codice del prodotto, che è 0288. È davvero un colore stupendo, sono davvero letteralmente impazzita per questo colore, quindi le ho prese anche 80. Poi ho preso queste perline, sto andando un pochettino a casaccio, queste perle in vetro cieche da 4 mm, sono le Clac White Mint Luster, 1,10 euro per 60 pezzi, il codice del prodotto è 1670, è un 18 quello, no, un 18, non ci vedo più. Sono davvero bellissime queste perle, belle belle, bellissimo colore, molto delicato, sempre se metti a fuoco il telefono. Eccole qua. Davvero belle. E di questa colorazione qui ho preso anche, aspettate che le trovo, eccole qua. Ho preso anche queste perline, che se non erro si chiamano, aspettate che non mi ricordo come si chiamano queste perline. Sono un pochettino, le Drop Duo, eccole qua. Io ho un po' la mente che vaga oggi. Drop Duo 3x6 mm, sempre colorazione Clac White Mint Luster. Sono esattamente 40 pezzi e costano 1,10 euro. Quindi ho preso queste due in modo che posso tranquillamente
metterle insieme all'interno di un design. Poi ho preso queste che sono le Rocaille Togo 110, sono sempre le Peppermint Finish Galvanized Rose Gold. Queste qui non le avevo prese le 11, infatti ho contattato René ed è stata gentilissima perché si è un attimino confusa. Avevo preso le 80, le Permanent Finish, quindi è stata carinissima da rinviarmi un secondo pacchettino. E io la ringrazio immensamente perché dovevo appunto terminare un progettino. Infatti mi ha rinviato un secondo pacchetto con appunto le perline che avevo scelto, e sono appunto le Togo 80, le Permanent Finish Galvanized Starlight. È stata davvero gentilissima. E poi queste qui me le ha regalate. Ha detto: fai finta che è un omaggio. Io ti ringrazio, René. Sei sempre davvero gentilissima. E poi ho preso queste qui che sono le Rocaille della Togo 150, le Permanent Finish Galvanized sempre Rose Gold, e le 150 non le trovo da nessuna parte. E René, sempre se mette il telefono, ok, non mette a fuoco questo telefono oggi. E René le ha disponibili le 150, in modo che posso tranquillamente fare proprio un design invece con le Starlight tutto rose gold. Sono in fissa con il rose gold, non si era capito. Poi ho preso un bel po' di perni. Allora, questo è il primo. Questo è un perno in acciaio con chaton Swarovski, colorazione sapphire. C'è il codice e anche il prezzo. Un attimino, sono davvero bellissimi questi perni. Poi sono in acciaio e quindi ne ho presi diversi. Poi il bello è che lo chaton è già in Swarovski e si nota che è in Swarovski, davvero spettacolare. Poi ci sono anche ovviamente le farfalline. Aspettate, le metto il tutto all'interno. Poi ne ho preso anche un altro. No, questo qui è con il finish acciaio. Questo invece è con, sempre in acciaio, però con il finish dorato, sempre con lo chaton Swarovski, colorazione sempre sapphire. E anche con loro il sapphire è stupendo. Ha sempre l'anellino. Davvero bellissimi questi perni. Poi in acciaio, lo sapete, io li preferisco, li adoro anche per le mie clienti. Poi ho preso perni in acciaio oro con chaton Swarovski, colorazione acquamarina. Anche questo acquamarina è stupendo. Aspettate, eccolo qua. Sempre acciaio, però con il finish appunto dorato. Bello. Poi ho preso, eccolo qua, un altro con l'acquamarina, è uguale, sempre con lo chaton appunto in Swarovski, colorazione acquamarina. E poi ho preso, aspettate che sono cascati, eccoli qua. E poi ho preso questo qui che è un perno in acciaio con strass, colorazione ametista. Questo infatti al pernino in acciaio, però ha lo strassino, e anche questi sono davvero molto belli. Certo, non ha la stessa luminosità che ha uno Swarovski, però vi devo dire che è davvero molto carino anche questo qui. È una sorta di bordeaux. Sì, colore bordeaux, anche se qui c'è scritto ametista. Sì, più o meno, so io che non ci vedo perché ho la luce sparaflesciata nell'occhio. Sì, è più un bordeaux che un ametista, però è bello. Ok, e adesso vi mostro gli omaggini. Un attimino che metto il tutto. Questi sono gli omaggini. Aspettate, mi ha inviato un bel po' di cose, grazie mille. Aspettate, allora, questi cipollottini hanno il finish matte, sono davvero belli questi. Sempre si mette a fuoco. Una sorta di marroncino, sì, un marrone con il finish opaco.
Questo è il primo filo di cipollottini opaco che ho. Davvero bello, non l'avevo mai presi. Quindi grazie, regalo super gratitissimo. Ed è anche un filo lunghissimo. Un finish davvero particolare. Questo con anche con rose gold e con l'oro ci sta divinamente. Poi mi ha inviato questi altri cipollottini. Tipo effetto lattiginoso, anche questi sono davvero belli. Davvero belli, anche questo il filo è lunghissimo. Grazie René, dove ho messo il... Ecco, si è scaricato il cellulare. Poi mi ha inviato questi chiodini con occhiello, colorazione bronzo antico. I chiodini servono sempre. E poi queste goccioline particolari. Queste sono tendenti all'ametista e questo invece al blu, un blu notte, ma anche con qualche riflesso un po' petrolio. Sono davvero carinissime queste goccioline. Aspettate che le rimetto di nuovo dentro. E niente, sono stata contentissima di aver trovato appunto sia i perni in acciaio. E spero che lei sia sempre rifornita perché così ordino sempre da lei per quanto riguarda i perni in acciaio con gli chaton, questi qui in Swarovski che sono spettacolari, e anche per quanto riguarda le rose gold che ormai è una fissa per me. Rose gold ovunque. Non vedo l'ora di testare questo filo e fare le collanine quelle lì all'uncinetto perché questo qui con l'Urex credo che gli dà un tocco in più e poi volendo posso anche utilizzare i cipollottini che mi ha inviato in omaggio. Niente ragazzi, io ci tenevo a ringraziare René per la cortesia e la disponibilità e niente, questo è il suo bigliettino da visita con tutti i suoi contatti. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao ciao a tutte!